Cari amici, bentrovati. Mi avevate dato per disperso? No. Innanzitutto vi ringrazio per quanti di voi mi hanno scritto per questo mio silenzio, per questa mia assenza. Due mesi e qualcosa di più dall'ultimo video che ho effettuato. Diciamo che normalmente, se andate a vedere la storicità del mio canale, più o meno il mese d'agosto è sempre stato un mese in cui la produzione di video non è mai stata effettuata. Non perché vado in ferie, anche se ora mi vedete con una abbronzatura che però questa è regalata da pochi giorni di ferie appena terminati, ovviamente i primi giorni di settembre. La mia assenza, come sempre, quest'anno più del solito, è dovuta ad un aumento esponenziale del lavoro. Come sapete, sono amministratore di condominio e mai come quest'anno le importanti attività che ho effettuato a livello assembleare, soprattutto per l'accesso ai super bonus, mi hanno prodotto un periodo estremamente intenso. Pensate, dalle 2 alle 3 assemblee al giorno, con tanto di mal di testa garantito a fine giornata. Però eccomi qui, mi avete pazientemente atteso, vi ringrazio perché molti di voi mi avete scritto, mi avete cercato, veramente siete stati in tantissimi, anche con messaggi privati, con email. Mi scuso se non ho risposto a tutti, anzi in realtà a molto pochi, e quindi con questo video vi tranquillizzo. Ringrazio tutti voi per la pazienza, ringrazio per avermi contattato per chiedere che fine avevo fatto, ma né più né meno che quello che vi ho appena raccontato. Torna quindi il Diego Santi Channel, torna la produzione di video. Sono ancora in una fase molto importante perché non ho terminato le assemblee, però sono certamente ora un pochino più allentate nel tempo rispetto ai mesi estivi, e quindi intanto inizio con la produzione di un video a settimana. Poi vediamo nel prossimo mese di ottobre se riesco, magari verso fine ottobre, da quel che ho calcolato è più plausibile, se riuscirò a tornare ad una produzione al quale vi avevo abituato di due video, quello del mercoledì e quello del venerdì. Cosa vi posso dire? Intanto spero che questa mia assenza non vi abbia allontanato dalla visione dei miei contenuti. Mi avete, spero, pazientemente atteso. Eccomi qui. Si rinizia con la produzione dei video. Come sapete, il mio è un canale multitematico, quindi vi parlo dall'argomento che ora tratto con, posso dire, paritaria quantità rispetto agli altri, ovvero i super bonus, rispetto ad argomenti in ambito condominiale, rispetto anche a dei video molto leggeri che fanno parte anche un po' del mio privato, della mia vita, della mia famiglia, piuttosto che curiosità in genere. E certamente non mancano e non potranno mancare i video legati alle truffe, che sono sempre in agguato. In questi ultimi due mesi ne sono successe veramente di tutti i colori. Sarà molto difficile riuscire a riprendere, diciamo, quanto accaduto anche da un punto di vista di tentate truffe e truffe in un unico video. Quindi andrò a trattare gli argomenti principali più presenti del momento, lasciandone stare tanti altri. Però ecco, purtroppo i truffatori sono sempre all'opera, loro non sono andati in ferie, hanno fatto una buona estate. Purtroppo in molti casi ha anche reso a questi truffatori una buona quantità di lavoro. E però è importante che, come dico sempre, affinché l'informazione viaggi più veloce della mano del truffatore, è importante realizzare questi video, perché grazie al vostro contributo, che è appunto solo per il semplice fatto di guardare i miei video e magari anche condividerli, fa sì che siamo noi a vincere su questi delinquenti e truffatori, perché credetemi, ce ne sono tanti. Credo che siano stati addirittura prolificati, non so, che sono aumentati, ne sono nati altri. Veramente è stato un momento e un periodo, l'avrete letto anche voi sulle pagine di giornale, anche se ora ci stanno un po' distraendo con notizie che stanno tenendo banco. Sapete, nel mio canale non parlo minimamente di politica, perché è un canale aperto a tutti,
così come lo sono io come carattere. Non parlo minimamente di Covid perché ce n'è troppi di esperti. Io non sono un esperto, non sono un medico, non sono uno scienziato, neppure un ricercatore. I miei studi convergono in tutt'altro rispetto all'ambito della medicina, e quindi non parlo di questo, non parlo di Green Pass, non parlo di politica. Lascio ai numerosi esperti questo argomento. Con voi voglio parlare di quotidianità, voglio parlare di leggi in ambito di ristrutturazione edilizia, voglio parlare di argomenti leggeri quotidiani, ma anche di argomenti che pongono in attenzione, che ci pongono in guardia, e in questo caso non ci sono schieramenti politici, perché di fronte ai truffatori siamo tutti uniti. C'è un unico grande partito, il partito degli italiani onesti, quello del quale noi facciamo parte. Quindi grazie a tutti, questo è un video di apertura. Ritorna Diego Santi Channel, spero di avere la vostra presenza, il vostro contributo, le vostre notifiche, soprattutto anche i contributi dei post che voglio che voi continuate a scrivere sotto i video, perché è importante capire anche come la pensate sugli argomenti che vi propongo. Quindi come sempre termino con la frase storica: per il momento da Diego Santi è tutto. Al prossimo video!